La questione fondamentale è che a 2 mesi dalle elezioni i cosiddetti vincitori non hanno combinato un bel niente, pur avendo preso un sacco di voti, e dunque quale sarà il comportamento del PD di fronte a questa situazione di blocco. Io auspico che vi sia anche una presa di coscienza da parte di tutte le forze politiche che è indispensabile mettere mano al funzionamento delle istituzioni, ad una nuova legge elettorale, perché nessuno ha paura del voto, tantomeno il Partito Democratico, ma il rischio è che con un nuovo voto ci si trovi nella stessa situazione. Qui il problema però più che il governo sembra che sia diventato un problema interno al PD, sono le vostre divisioni che sono diventate il PD ha la pessima ma ottima abitudine di discutere alla luce del sole, altri partiti non discutono, hanno dei padroni, prendono decisioni nelle stanze segrete, noi lo facciamo alla luce del sole, discutiamo, c'è chi dice che discutiamo troppo, io non credo, e anche la bellezza e la fatica della democrazia. No, a un certo punto bisogna decidere, chi decide? Decide Martino. Non c'è la pretesa di nessuno di decidere per tutti, tutti hanno per carità diritto di tribuna e diritto di esprimere le proprie opinioni, come hanno fatto Renzi, come hanno fatto Martina, come hanno fatto tanti altri. Oggi la direzione discuterà anche la direzione, è una procedura, mi rendo conto, un po' di rispetto, alle aziende private che controllano i partiti come 5 Stelle. Martina chiede un voto di fiducia fino al congresso. Rinnoverete la fiducia vedremo cosa dirà. Non è in discussione la fiducia a Martina, ci mancherebbe altro.